Ciao a tutti quanti, qui sempre il vostro Andy Mythic con la continuazione della guida di Ratchet Gladiator e si va a Kronos, un bellissimo nome per un pianeta. Kronos, se non erro, dovrebbe essere il padre di Zeus, o almeno così si dice. Sì, se non erro, sì. Zeus è l'unico dei figli di Crono che non è stato mangiato dal padre, che la madre lo aveva nascosto e poi Zeus è riuscito a sconfiggere suo padre e a rinchiuderlo. Sì, se non erro, Cronos è anche un titano. Oh, non dilunghiamoci queste piccoli particolari storici e partiamo con il nostro livello. Bene, il nostro obiettivo è entrare in quella cattedrale. Ma sono bloccate le porte per entrarvi. Scusate un secondo che abbasso un po' il volume. Ok. Andiamo avanti. Ecco, già ci troviamo a come accoglienza un po' dei nostri soliti nemici. Ecco, questo qua è un nemico nuovo che non abbiamo incontrato. Dei robot volanti. Robottini con le lame volanti, aggiungerei. Ok, procediamo. Usiamo sempre le nostre fidate doppie vipere. Una delle migliori pistole dell'intero gioco, a mio avviso. E vai un bel po' di soldini. Altri nemici. Cos'è sta roba? Oh merda. Dai, esplodi, 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 esplodi. Olè. Ok, adesso abbiamo due possibilità. Ah no no, come non detto. Mi ricordavo che si poteva scegliere se fare prima a destra o a sinistra. Attivare lì i pulsanti per aprire le porte della cattedrale, che sarebbe questa qua davanti a noi. Ok, liberiamoci di questi nemici, prima di tutto. Ok, andiamo. Lì c'è un'arena. Indovinate un po' cosa succederà lì dentro. Ovviamente una battaglia con dei nemici. Cosa se no? Ah, merda. Ancora sta nave. Proviamo col decimetro, vediamo se facciamo prima. No, facciamo ancora più lenti. Ok. Qua c'è una torretta che useremo per sconfiggere i nemici che ci vengono addosso. Ogni tanto il gioco è anche generoso, ci fornisce qualcosa di utile per fare un po' di strage. Ok, avanziamo. Ah, visto che ho finito le munizioni, faccio vedere una delle nuove armi che ho comprato. Il lanciamine Tesla. Sì, oh. Ecco, guardate. Lanciamo delle mine che vanno ad attaccare i nemici. Ok. Lanciamo le mine alla cavolo di cane. Ok, arena completata. Usiamo il cavo da grid per salirci. Oh. Prenditi utile tu. Proteggilo. Ok. E qua abbiamo delle sfere da attivare. Lasciamo fare come sempre fare i nostri fidati robottini. Uno protegge, l'altro fa. No. Un bel po' di munizioni buttate via. Peccato. E così attiviamo uno dei due pulsanti per aprire la cattedrale. Ed ecco il primo attivato. E così si completa la prima parte del livello. Adesso, ovviamente, ci siamo andati, dobbiamo tornare indietro. Ed ecco il primo boss, ecco a voi, Scleral Shock. Non è la battaglia finale contro il boss. Carino. Ok, ho le munizioni, quindi possiamo anche andare. Andiamo, olè. Ed ecco che arriva il boss, Sclero Shock. Eccolo qui. In tutto il suo splendore e in tutta quanta la sua grandezza e stupidità. Non ci vuole molto a farlo fuori.
Però sono tecniche sono assai fastidiose. Lancia quelle cavolo di razzi in cielo che si vede da parte da dove arrivano, ma lo stesso danno fastidio. E muori, dai. Ecco, perché stai volando via? Sfigato di merda, perché voli via? Non hai le palle di sfidarmi? No. Sei andato via. Ci ho lasciato qua con questa nave che è saltata in aria. Ok, c'è qualcuno? Sì, un'altra nave. Ok, sono a secco di munizioni, non è un bene. Vediamo se ho ancora qualche arma. Ah, ho anche il lancio allo scudo, che sarebbe una barriera. Ma al momento attuale non mi pare che possa esserci assai utile. Quindi magari... Ah sì, giusto, ho ancora le doppie vipere cariche di munizioni. Ecco, facciamo casino. E così si conclude anche quest'altra parte del livello. Skillshock si è cagato sotto e se n'è andato. E adesso dobbiamo sopravvivere su questa rotaia. Ok, ma facciamo un attimo fuori i nemici. Prendiamo le munizioni e andiamo. Olè. Si parte. Non stiamo a perdere tempo con questi nemici e andiamo subito. Ok, mi sono salvato per... proprio per culo. Ok, sono un cretino. Ovviamente non salto sulla rotaia, ma ci cammino sopra, credendo che Ratchet sia così intelligente da salirci da solo. Ratchet. Testa di cazzo proprio. E anche quello che lo controlla non è da meno. Comunque vediamo se magari ce la facciamo. Ok. E adesso se magari salta. Ok, si parte. Queste sono tutte delle specie di bombe che dobbiamo evitare. Munizioni. Olè. Olè. Se non erro c'è un obiettivo che ci dà soldi se non ci facciamo mai colpire sulla rotaia. Se non erro. Olè. Ovviamente non saremo da soli, su questa rotaia ci saranno i soliti nemici a romperci. Ecco. Come ho appena detto, mi ha menato. Ancora. Altri nemici. Due di meno. Più dei cecchini sono fastidiosi questi qua, che ti inseguono, ti danno proprio il tempo di colpirli. Olè. Credevate che fossi così stupido? E invece no. C'è un altro nemico. Un altro cecchino, vediamo di farlo fuori. Ok, di un altro. Boh. Amen. Ok, adesso bisogna usare lo swing shot per non precipitare giù. E se non erro siamo arrivati. Eccoci qua. E infatti, come ho detto, abbiamo completato la sfida senza battere, andare a sbattere contro le bombe. Abbiamo ottenuto un bonus di volte. Ok, concludo qui la parte perché ormai ho finito il tempo. E nella prossima parte cercheremo di completare Kronos. O almeno, insomma, la missione principale di Kronos. Cioè battere Sclerosshock. Alla prossima. Ok ragazzi, continuiamo con il pianeta Kronos. Da dove ci eravamo fermati nello scorso video. E adesso dobbiamo manomettere le sfere di controllo come nell'altra missione per poter sbloccare la porta della nostra bellissima cattedrale. Tanto i nostri robottini sparano a questi cosi. Se magari scende giù l'ascensore, riesco magari anche ad andare avanti. Ecco, grazie. Tu te ne puoi anche andare via. Tu anche. Nessuno ti vuole.
Andate in quel posto. Ok, uno swingshot. Ciao. Ciao simpatici. Come state? Bene. Lì c'è la solita navetta del cavolo. Ed ecco che le nostre doppie bipere si evolvono di livello. Potenza 32. Sempre più forti, sempre più potenti. Sempre più temibili e anche sempre più idioti. Punizione. Nuova missione completata. Obiettivo, missione. Un'altra di queste navette del cavolo che ovviamente esplode. No, tu muori. Quel tipo non era nell'arena la volta scorsa? Che ci fa qua fuori? Ancora. Non posso andare avanti all'infinito a far fuori queste navette. No! Ah, ecco il nostro decimator che sale di livello, potenza 250. Sempre più forti. Ok, recuperiamo un po' di vita. Stavolta non ci provo a far fuori da 9. Oh, tu! Come osi? Il mio. Ok, grazie. Ciao. Ok, altri nemici? No. Sì. No. Sì. Appaiono, spariscono, appaiono, spariscono. Decidiamoci. O ci siete o non ci siete. Ok. Ecco sempre i soliti nemici. Che monotonia. Ah, ci sono anche le sfere. Siamo arrivati finalmente. Le nostre filate sfere, tu proteggi lui, renditi utile. Dai, 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 che ce la fai. E muori. Ok, e anche la seconda luce è accesa, quindi la cattedrale è aperta. E noi ovviamente ci dirigiamo subito al suo interno, ma prima ovviamente dobbiamo tornare indietro. E abbiamo un'altra battaglia nell'arena contro Sclerosciock, che vi avviso si cagherà nelle mutande come nella scorsa battaglia. Non ha proprio il coraggio di combattere contro di noi. Dai, ci sei? Dove sei? Ciao Sclerosciock, come ti butta, fratello? Ti va di morire? Oh, finalmente ha fatto qualcosa di buono, oltre ai soliti missili che lancia. Dai. E vai, altra missione. Non puoi colpirmi, l'ho fatto fuori senza mai essere colpito da lui. O almeno non durante la battaglia, colpito dopo, quando ho iniziato a fuggire via. Ok. Ciao. E in pochissimo tempo, sì, 46 secondi, l'abbiamo concluso anche questa parte del livello. Ok, ragazzi, un attimo, interrompo la parte per qualche secondo e continuo fra poco. Rieccomi qui, scusate per l'interruzione, ma ho avuto un piccolo problema. Prendiamo le munizioni e andiamo avanti. Ok, altri nemici, la solita nave. Perché sto morendo? Ah! C'è una torretta, che cavolo l'ha vista? Dai, dai. Olè! Wow, in confronto all'altra volta ci ho messo veramente poco. E ovviamente dobbiamo tornare indietro come siamo venuti. Siamo venuti con la rotaia e siamo tornati con la... dobbiamo tornare con la rotaia. Aiuto, aiuto, aiuto. Usiamo il rampino.
magari speriamo di trovare anche magari un po' di vita, perché sono a secco e non vorrei rifare tutta la strada da capo. Dai. Parti, 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 ok. Andiamo avanti. Ecco là la fine del livello. Non mi sparate, grazie. Molto gentili. No, brutti stronzi, mi avete colpito. Che pezzi di merda. No, devo ripartire da qua. Che palle. Ok, magari facciamo anche in fretta. Non ho voglia di perdere tempo. Perché già il tempo per i video è di 10 minuti ed è assai poco. Quindi non perdiamo tempo, partiamo subito. Tanto il robotino che dice che soffre di vertigini, ma a noi non ce ne frega assolutamente niente. Ce ne sbattiamo altamente le palle. Ok. Non voglio perdere tempo con voi nemici del cavolo. Ho fretta. Ok, di solito raggio blu, dobbiamo fare questa strada qui, sì. Per di là e andare là. Ok. Andiamo. Sempre evitando i nemici. Un'altra delle navi. Esplode magari prima, ecco. Un'altra rotaia. Ah, l'ho lasciato lì indietro e cercava di colpirmi. Non ce l'ha fatta. Mi dispiace per lui. Aia. Aia. Dai, dai, dai. Olè. No! Maledizione. Che fortuna, che fortuna che ho. Non avrei per niente voluto rifare tutto quanto il pezzo. Aia. Dai, siamo quasi arrivati. Manca poco. Dai, siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati, dai, dai. Dai, ok, siamo arrivati alla cattedrale. Con 2 punti vita. Ok, arrivati. E qui concludo la parte. Nella prossima parte faremo la cattedrale. Ciao a tutti quanti. Yeah, love.